Siamo in guardia. Elina, buongiorno, benvenuti. Si parla. Allora, pratiche del Presidente. Numero 1, concessione del patrocinio per l'uso del logo della Regione Liguria di iniziative varie. Assessore, benvenuti. Assessore, benvenuti. Numero 2, programma salute pubblica 2014-2020, progetto Vigor, approvazione e schema di accordo per la sua attuazione. 3, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020, approvazione di schemi di convenzione per l'avvio dei progetti approvati nell'ambito del terzo avviso. Sì, oggi c'era la riunione qua a Genova del comitato di gestione sull'impostazione del quarto avviso, queste sono ancora quelle del terzo, sono una decina di progetti che riguardano la Liguria, del settore transfrontaliero, nel settore mare, territorio. Un po' di soldi sono. 4, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia al contratto 2014-2020, presentato dei progetti attuativi dei piani strategici tematici PITEM, approvati dal Comitato di Sorveglianza l'8 novembre 2018 e designazione dei servizi certificatori. Sì, anche questo fa parte di quel mondo lì, al COTRA. Sono tutti bandi usciti? Sì. Questo è ancora in previsione, in preparazione. La pratica dell'assessore Berrino, numero 5, a firma congiunta col vicepresidente, approvazione del protocollo di collaborazione tra Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM-ONLUS e Regione Liguria. Assessore Gianpedrone, la pratica numero 6, approvazione e modifica al piano di tutela delle acque elaborato di piano, criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia. Bene. Assessore Caiola, la numero 7, comune di Boissano, Savona, approvazione variante al TUC ai sensi del disposto articoli 59 e 44 della legge regionale 36 del 97, contestuale verifica di assoggettabilità a VAS, correlata a progetto edilizio in via delle Ginestre. Bene. Le pratiche fuori stacco. Presidente, le pratiche, approvazione del piano della performance 2019-2021, struttura della giunta regionale, obiettivi dei direttori generali di alcune agenzie regionali. Autorizzazione ad attivare presso il tesoriere l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 118 del 2011, euro 80 milioni. A firma congiunta, la prima riguarda Presidente e l'assessore Gianpedrone, l'altra invece a firma congiunta Presidente Stefano Mai e l'assessore Mai, riguardano il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2019 del canale lunense e l'altra invece riguarda il bilancio dell'ente parco dell'Antola. Sempre Presidente, rinnovo contratto di subconcessione con Amaia Energia e Servizi SRL relativa alla porzione immobiliare presso il mercato dei fiori di Sanremo per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 con una spesa complessiva di euro 5.212,92. Sempre del Presidente, a firma congiunta con l'assessore Benveduti, approvazione degli schemi di protocollo d'intesa tra Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, RFI, FNM e MIT e di dichiarazione congiunta triregionale da sottoscriversi agli Stati Generali della Logistica di Milano il 15 marzo 2019. Sì, domani c'è questo evento. Giovanni, tu non ci sei, no? No, non c'è nessun presidente, perché siete a Roma. È stato il Presidente del Consiglio, c'è Edoardo che però mi ha detto che chiude. E c'è un protocollo d'intesa che abbiamo definito, è cosa che firmerete voi per conto del presidente. Anche perché ho parlato ieri con Attilio, con Fontana, dice no, sono 400 aziende, abbiamo convocato tutto, mi spiace non esserci, ma rinviare, poi che la rinviamo chissà dove, facciamo che i nostri assessori portano un saluto, ci scusano e d'altra parte... Vabbè, può essere ovunque. Conte ci ha guastato la festa. Speriamo ci faccia una buona festa. Sì, si conferma l'appuntamento, perché forse è scritto al Consiglio dei Ministri. Ma oggi è confermato. Alle 4 ha detto che arriva la conferma. Sì, ancora... Conferenza delle Regioni stamattina continuava a dire...
continuava a dire che perché l'ho già chiesto 5 volte proprio per capire se andiamo su, ho sentito Edoardo che anche lui diceva ma che fate, andate, non andate, da ieri sera che ci palleggiamo sta roba. Entro le 19, se non ha compiacenza di dircelo, io prendo un volo per Roma oppure a Milano. Ma ci siamo. Lo sblocca cantiere. Decreto. Vai. Allora, se per il Presidente, modifica composizione Comitato di Sicurezza e Privacy, di cui la deliberazione 154 del 2019 ha adottato il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative. Del Vicepresidente, risorse relative al finanziamento delle attività per la prevenzione, la cura e riabilitazione rivolta alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, anno 2019. Accertamenti di impegni a favore di Alisa di euro 1.352.451. Quella che abbiamo bloccato per il riconsortare, eccetera, eccetera. Il finanziamento è già per l'anno 2019, noi dobbiamo utilizzare quelle del 2019. Avete anche definito la campagna sul CUP? Sì, siamo pronti da prossima settimana. Assessore Benvenuti, convenzione con Liguria International per lo svolgimento di attività inerenti al potenziamento dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea e gli altri Stati membri. Impegno di spesa euro 268.000 a favore di Liguria International. Qui è quel progetto diciamo di ristrutturazione e rilancio di Liguria International che abbiamo parlato a suo tempo, che finalmente dopo varie vicissitudini, ponte incluso, comincia a essere finalizzato per dare un respiro anche un profilo più strutturato e non solo su regione ma anche su altri enti, autorità portuali comune di Liguria International, visto che l'abbiamo dobbiamo farla funzionare bene, no? Mi sembra una nobile cosa. Proviamoci. Dai, questa campagna comunque sulla cosa è venuta bene, se prendono l'abbrivio e... Sì, ma poi la strutturiamo anche un pochino meglio, con qualche competenza in più. Bene. Firma congiunta, Assessore Benvenuti. Assessore Cavo e Mai, strategia nazionale aree interne prevista dall'accordo di partenariato 2014-2020, approvazione della strategia d'area Baigua-Sol. Sì, questo diciamo, è il secondo atto della strategia aree interne, va identificato sul tempo Parco Anto, Valtrebbia, adesso la seconda zona è quella lì e seguirà poi un po' quanto abbiamo già fatto per la zona del Parco Anto. Anche in parte che riguarda le scuole, sì. La digitalizzazione. È una cosa abbastanza bella. Quattro pratiche dell'assessore Berrino, approvazione degli esiti di valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento all'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro in Regione Liguria, esito positivo. Modifica il piano triennale dei fabbisogni personali della Giunta regionale 2018-2020. Sì. Approvazione accordo quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell'anno 2019 in favore dei lavoratori che operavano in un'impresa ubicata nell'area di crisi industriale complessa del Savonese. Approvazione dell'accordo di collaborazione per favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2017. Dell'assessore Gian Petrone, una deliberazione di approvazione di un regolamento regionale, il regolamento regionale numero 7 del 14 ottobre 2013, disposizioni per il rilascio delle concessioni e fine dell'utilizzo delle aree del demanio idrico. Okay. Assessore Scaiola, legge regionale 38 del 2007, progetto vivibilità e sicurezza, completamento programma di intervento, impegno di euro 500.000, il bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 a favore di Arte Genova. Sì, questo Giovanni è il progetto Vivibilità e Sicurezza, che è la prima tranche, ti ricordi quel famoso 1 milione di euro che avevamo diviso in due tranche da 500.000 euro l'una, che vengono date ad Arte Genova per interventi di manutenzione urgenti di diversi alloggi, localizzati fra Voltri, Sestri Ponente, Moassana, Rivarol, in varie zone di Genova che sono, si vanno a sommare a quelle cifre già stanziate l'anno scorso che erano più destinate
al discorso della sicurezza, quindi il cambio dei citofoni, interventi più di illuminazione dei quartieri. Ricordo. Vivibilità e sicurezza. Sì, questo avevamo dato il nome. Domani c'è anche un convegno a Tursi su questo. C'era il signore. Oh, ricordare. Sempre dell'assessore Scaiola, comune di Vado Ligure, Savona, approvazione di varianti alle norme tecniche di attuazione vigente PRG per l'introduzione di articoli 25, integrazione del 26. Del Presidente, degli emendamenti al DDL 93 del 2019, modifica la legge regionale 29 del 2018, disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019, altre disposizioni di adeguamento. Una relazione argomento a firma congiunta, assessore Cavo e vicepresidente, argomento adozione della nuova carta dei diritti della bambina su proposta della Federazione Italiana Donne, Arti e Professioni, Affari Business e Professional Women. Sì, ti abbiamo mandato che adesso possa scrivere questa carta della bambina come chiesto dall'associazione FIDAPA e come già fatto la settimana scorsa dal Comune di Genova, settimana prossima. Se siete d'accordo, ma sono principi, credo, a costanti che trovate in allegato, possiamo precisare. Poi la giunta di Servata. Allora chiudiamo. Paolo, ti chiamo per 5 minuti che sono in giunta. Bene, chiudiamo.